adesso io ce l'ho qua la parola a Piero Greco, no, solo per dirvi, Pietro molti lo conoscono, un giornalista scientifico che si occupa di tante cose, però su questo tema penso abbia un interesse particolare, che sotto ce lo spiegherà, perché diciamo è un tema che mette un pochettino in comunicazione queste diverse che sono la ricerca, la formazione, ma anche la società. Quindi se noi vogliamo, lo diceva un pochettino prima anche Gabriele, convincere diciamo, i nostri interlocutori, dobbiamo far passare questo discorso anche a livello diciamo, del più grande pubblico. Certo, vedendo quanti siamo oggi non è che sono tanto ottimista, però bisogna lavorarci. Bene, grazie Giovanni, mi raccomando 20 minuti e poi mi blocchi. Io cercherò di interpretare questo discorso della scienza aperta, non sono uno scienziato, sono un giornalista, mi arrogo il diritto di rappresentare un po' l'opinione pubblica, ovviamente è molto tirato questo, perché io parlo puramente a titolo personale, non ho mai avuto nessuna delega, ma cerco di interpretare quello che possono essere gli interessi dei cittadini non esperti. Ma prima vorrei ricordare le due cose, non solo per completamente indipendenti, che la scienza aperta è un valore fondante della scienza moderna, è già stato detto, per diventare la scienza moderna, la scienza nata nel XVII secolo. Ma da un punto di vista oggi del cittadino, del XXI secolo, penso che sia un valore fondante di quella che molti chiamano la cittadinanza scientifica, che esprime una serie di nuovi diritti emergenti nella nostra società che è fondata sempre più sulla conoscenza scientifica. Ora, questo in qualche modo era già presente nell'idea di molti filosofi, di molti scienziati del XVII secolo. Per esempio mi piace ricordare queste parole di Franz Bacon, che oltre ad essere un filosofo della scienza, uno dei primi filosofi della scienza, è stato anche primo ministro inglese. È un primo ministro di un paese, quindi di una parte del mondo, che dice la scienza non deve essere a vantaggio di questo o di quello, ma dell'intera umanità, è qualcosa diciamo, che mi sembra particolarmente significativo. Cioè in qualche modo la scienza moderna nasce con questo imprinting universalistico, che non era affatto scontato. Io posso anche immaginare una scienza che non è universalistica, e infatti ci abbiamo anche esempi storici anche abbastanza importanti di questo, ma certamente la scienza nella comunità scientifica del XVII secolo era percepita come qualcosa che doveva essere non a vantaggio di questo o di quello, ma appunto dell'intera umanità. Allora mi è venuto diciamo, in mente di richiamare questo rapporto della Royal Society, che la Royal Society già nel XVII secolo ha avuto un grandissimo ruolo nello sviluppo della comunicazione della scienza e nell'affermazione pratica di quell'ideale della comunità scientifica già di quel periodo, che era il comunicare tutto a tutti. La Royal Society ha dato vita per esempio al The Philosophical Transaction, e sono il primo esempio di rivista scientifica al mondo. Tra l'altro ricordo che pare che nel giro di una settimana la rivista fosse distribuita in tutta Europa e quindi arrivasse agli scienziati di tutta Europa, penso che il sistema postale di allora funzionasse un po' meglio di quanto funziona adesso il sistema postale, almeno in Italia, ma questo lo supero velocemente. Quali sono i vantaggi che l'open science, anche gli open data, che considero una parte dell'open science, ci offre? Alcuni sottolineano i vantaggi, per così dire, logistici. Avendo a disposizione, come dice la Royal Society, una comunicazione sempre più in rete, ovviamente una comunicazione scientifica con più rete, eccetera, eccetera, e sempre meno cartacea, avremo bisogno di meno spazi fisici. Questo è abbastanza banale, ma c'è un problema di costi che forse banale non è. Ma anche in termini cognitivi, è già stato ricordato che una scienza aperta, comunicare tutto a tutti, aumenta la capacità della comunità scientifica nel suo complesso di produrre nuova conoscenza, un ritmo sempre più veloce, più interessante e più profondo. Io vorrei ricordare, diciamo, per un minimo di sciovinismo italiano, diciamo, che
sia gli open archive che tu hai citato sono nati in Italia e sono nati su un'onda di idee avuto da un fisico italiano che è Daniele Amati, sostanzialmente sono nati a Trieste e poi per motivi appunto diciamo, non di spazio fisico ma di risorse economiche e strutturali è stato trasferito negli Stati Uniti, ma l'idea era nata in Italia. E ricordo anche, tu hai ricordato come la scienza aperta possa fare delle vite, e c'è stata una genetista italiana, la Ilaria Capua, che ha posto questo problema per quanto riguarda un virus, se non ricordo il virus dell'influenza aviaria, ha sequenziato questo genoma e rompendo una tradizione che teneva segreto all'interno di una comunità molto ristretta questo tipo di conoscenze, ha comunicate davvero a tutti, sostenendo che se c'era una certa urgenza e quindi la probabilità che si arrivasse ad un vaccino grazie a queste conoscenze aumentava se queste conoscenze erano diffuse e non ristrette ad un singolo gruppo. E questo ha rotto una tradizione nel suo settore. Bene, da un punto di vista come dice, storico, ricordo anche, sempre per quello sciovinismo italiano di cui pensavo di non essere soggetto, ma c'è stato uno dei più grandi storici delle idee che abbiamo avuto in Italia, forse non solo in Italia, Paolo Rossi, che ha parlato della nascita della scienza moderna come della nascita di un qualcosa che ha abbattuto il paradigma della segretezza. La scienza moderna nasce, diceva Paolo Rossi, appunto abbattendo il paradigma della segretezza dei secoli precedenti, in particolare del XVI secolo, in cui si era affermata questa cultura medica, il restringere in elite in cui si era cooptati le conoscenze. Invece la scienza moderna nasce con questo imprimere, abbattere il paradigma della segretezza. Merton è già stato citato e uno dei valori che Merton indica, appunto, come è stato già detto, è quello del comunitarismo, di comunicare tutto a tutti. Quindi sia storici delle idee sia sociologi riconoscono nella scienza questo valore fondante del comunicare il tutto a tutti. È qualcosa di estremamente importante. Io ho personalmente conosciuto questa signora, si chiama John Zeman, che era un fisico teorico inglese molto dedicato allo studio dell'organizzazione sociale della scienza. E lui ha indicato la scienza, l'attività di comunità, quindi esiste una comunità scientifica, e l'istituzione sociale primaria della comunità scientifica è proprio la comunicazione. Lui sostiene, lascio questa immagine che lui ha proposto in un libro che ormai è dell'inizio degli anni 80, pubblicato anche in italiano dalla Terza, Il lavoro degli scienziati, nel quale sostiene la scienza noi la possiamo dividere in due grandi momenti sostanzialmente. Uno di tipo privato, lo scienziato o il gruppo di scienziati, Atlas, che ha il DHC, hanno 3.000, ma quello scienziato che fa la misura, che interroga la natura. Però c'è una seconda fase che è altrettanto importante, altrimenti quella fase privata non diventa scienza, che è quella della comunicazione della scienza. E quindi la scienza è osservazione della natura ma anche comunicazione, e non c'è scienza senza comunicazione, no? Quindi oggi, parafrasando in qualche modo scienza, possiamo dire che non c'è scienza senza comunicazione totale della scienza, ovvero senza che questa comunicazione raggiunga non solo le comunità scientifiche ma anche il grande pubblico, per un motivo che cerco di rappresentare in maniera abbastanza veloce. Ora, noi viviamo in una fase storica che è molto diversa da quella del XVII secolo, forse è molto diversa, ma perché oggi la scienza, la conoscenza scientifica, la produzione di nuova conoscenza scientifica è il sistema, l'apparato motorio dell'intera economia, dell'intera umanità. E quindi questo ha abbastanza cambiato il ruolo della scienza nel mondo. Non ha solo un immediato valore culturale, che non sarebbe certamente poco, ma ha un valore economico e sociale straordinariamente importante.
per dare una data possiamo dire che questo nuovo ruolo della scienza nasce nel partire dal 1945, dopo la seconda guerra mondiale, grazie a questo rapporto che Vannevar Bush, il consigliere scientifico di Roosevelt, dà al suo presidente, dopo che era morto qualche mese prima, quindi lo consegna materialmente al successore. Bene, in questa novità della scienza che diventa la leva per la ricchezza delle nazioni, per la ricchezza ma per il benessere anche delle popolazioni, e cambia qualcosa di fondamentale. Se prima, a grana grossa, possiamo dire che le decisioni più grandi per lo sviluppo della scienza venivano prese tutto sommato all'interno della stessa comunità scientifica, perché il rapporto con il resto della società era abbastanza diluito. In fondo gli scienziati potevano lavorare nelle università e certo dipendevano dagli stati sostanzialmente, soprattutto in Europa, ma lo Stato si comportava più come un mecenate che come un committente. Io ti do uno stipendio, un po' di riconoscimento sociale e molto tempo libero per fare quello che vuoi, sostanzialmente. E dopo la seconda guerra mondiale le cose cambiano: se la scienza diventa la leva per lo sviluppo della ricchezza delle nazioni, lo Stato non è più un mecenate ma diventa un committente. E quindi io ti do molti più soldi, infatti si può dimostrare che le risorse finanziarie dedicate alla scienza sono aumentate di 2-3 ordini di grandezza negli ultimi 100 anni, e allora io ti do molti di questi soldi, però io voglio in cambio qualche cosa, quindi è quello che chiede lo Stato alla scienza. Ma intanto le cose sono evolute, soprattutto a partire dagli anni 80 sono entrate in campo le imprese private. Negli anni 60, anche negli Stati Uniti, gli investimenti dell'impresa erano decisamente inferiori a quelli dello Stato. Si diceva che il rapporto era di 2-1 a favore degli investimenti pubblici. Bene, oggi, ma già a partire dagli anni 80, il quadro è specularmente cambiato. Abbiamo una situazione esattamente opposta: per ogni 2 dollari privati ce n'è solo uno pubblico. Questo negli Stati Uniti, ma in media in tutto il mondo. E poi c'è la società, l'opinione pubblica, che conta in maniera molto molto importante, anche se non sempre evidente. Ci sono stati molti studiosi che hanno studiato la triplice elica, fermandosi a comunità scientifica, state imprese, dimenticando l'opinione pubblica. Io penso che l'opinione pubblica non possa essere dimenticata, i cittadini, perché beh, questo è un quadro che ci dice di come oggi la scienza sia cambiata anche rispetto a 50 anni fa. Queste varie palline colorate, multicolorate, ci danno l'impressione di una scienza che ormai si svolge davvero a livello mondiale, no? Il giallo è l'Asia, il blu sono le Americhe, il rossiccio è l'Europa e così via. Beh, solo 100 anni fa avessimo fatto questo stesso grafico avremmo avuto un solo colore sostanzialmente, l'Europa. 50 anni fa avevamo sostanzialmente due colori, l'Europa, il marrone e il blu dell'America del Nord. Oggi il giallo è rilevante, molto più rilevante, anche diventato dominante. Possiamo dire che, non lo possiamo dire, ormai oltre il 40% degli investimenti mondiali in ricerca e sviluppo avvengono in Asia. Oggi ci sono 7 milioni e mezzo di ricercatori in tutto il mondo e il 40% di questi ricercatori è in Asia. E il paese che vanta più ricercatori in questo momento, da alcuni anni a questa parte, è diventata la Cina, che ha superato gli Stati Uniti e ha superato l'Europa. Insomma, il mondo certamente sta cambiando. Abbiamo anche nuove figure di ricercatori che una volta non c'erano. Per esempio, questo è un esempio un po' clave, ma è diventato classico: Craig Venter è scienziato che ha chiesto di essere riconosciuto contemporaneamente all'essere scienziato anche come imprenditore, e quindi questo un po' cambia le cose. E tant'è che, secondo sempre il nostro amico Zeman, purtroppo molto qualche anno fa, tant'è che accanto alla vecchia griglia valoriale di Merton, che era chiusa in questo comico più rosso, che sostanzialmente ci dice che la scienza è un bene comune, c'è una nuova griglia valoriale che appartiene per lo più a chi lavora, fa ricerca nell'ambito delle imprese private, e che è una griglia valorale, la quale sostiene
ovviamente la scienza appunto è appropriata per chi può dire. E queste due linee parallele sono a controllo. Quindi quando oggi noi parliamo di scienza aperta, ci troviamo di fronte ad un movimento anche di scienziati, sempre più grande, devo dire, imponente, che chiede una scienza sempre più aperta, che trova anche riscontro a livello di politica di Stato. Per esempio hanno aderito a questa idea il governo degli Stati Uniti piuttosto che quello britannico. Ma poi c'è un movimento altrettanto forte, forse più forte, che rema in senso contrario. Quindi siamo di fronte ad una tensione, come diceva Giovanni, della quale non sappiamo chi e come risulterà il vincitore, e ci potrebbe essere anche un perdente, perché se vince una certa approccio alla scienza potremmo dimenticarci per esempio il valore della scienza di base, che è considerato il motore di tutta l'attività scientifica, e che invece in alcuni ambienti dove quello che conta è il risultato immediato potrebbe essere semplicemente dimenticato. Un altro nostro amico Lucio Russo ci ha detto che la scienza, c'è stato un periodo poi in cui la scienza è stata dimenticata in epoca ellenistica, c'era un grande sviluppo scientifico, e poi in epoca successiva, quando ha avuto un approccio culturale più pragmatista, la scienza è stata dimenticata. Quindi dobbiamo riconquistare la cultura scientifica giorno per giorno, non possiamo dare per scontato che si sia affermata una volta e per sempre. Allora, questo cambia le carte in tavola, quello un po' che ho detto, sia per l'ambito, per l'ambito scientifico. Io non sono uno scienziato, sono un cittadino comune, e quindi mi pongo il problema del cittadino comune. E allora io che come cittadino comune vedo che la scienza entra nella mia vita privata e associata in maniera continua. Quando vado dal medico, quando mi occupo del climate change, quando mi occupo dell'ingegnere vicino a casa, o del, in ogni momento della mia vita quotidiana io ho a che fare con la scienza. E come cittadino che vive in una società democratica vuole, pretendo in qualche modo, di compartecipare anche a scelte che hanno un carattere scientifico. Faccio l'esempio del mio rapporto con il medico. Il mio rapporto con il medico è molto diverso da quello che aveva mio nonno con il suo medico. Quando mio nonno aveva, si sentiva male, andava dal medico e dice: ho questi sintomi, che cosa ho? Mi dica che cosa ho e che cosa devo fare. Punto. Quello che il medico diceva, mio nonno faceva. Non c'era. Oggi noi andiamo, da me, io, persino anche io, andiamo dal medico dopo aversi scaricato da internet tutto lo scaricabile, gli portiamo un mallotto di carte in questo modo. Dice: caro dottore, io ho questi sintomi, questa è l'interpretazione che io ti do di questi sintomi, questa è la terapia migliore, e ciò tutto non è altro da fare che da prescrivermi la medicina che ti dico io di fare. Ovviamente sto esagerando, ma certamente il rapporto tra un medico e il paziente è profondamente cambiato, perché il paziente vuole compartecipare alle scelte, e i medici hanno impiegato qualche anno a cambiare dal vecchio atteggiamento paternalista al nuovo atteggiamento compartecipativo. Però lo hanno dovuto fare, tant'è che oggi anche per legge devono far firmare il consenso, il cosiddetto consenso informato, quando propongono una certa terapia più o meno invasiva, e così via. Ma questo succede in molti e molti ambiti. Se qualcuno vuole costruire, uno vuole allestire un sito delle scorie nucleari a Scanzano, la popolazione di Scanzano non ha fatto tutti gli ingegneri con i fisici protesta. Il bello è che qualche volta quando protesta chiama in causa anche delle conoscenze e scopre, non si fa mai, qualche difetto in quei progetti che l'avevano voluto portare a Scanzano alla requisito definitivo. Quindi è un processo molto complesso in cui la partecipazione dei cittadini è importante. Tutto questo per dire in maniera un po' confusa, per dare l'idea che stanno emergendo dei nuovi diritti di cittadinanza. E se in altre epoche storiche, più o meno vicine, si sono affermati i diritti di cittadinanza civile, siamo tutti uguali di fronte alla legge, oppure diritti di cittadinanza politica, voglio concorrere in maniera attiva e passiva alla formulazione delle leggi, o di cittadinanza sociale,
voglio avere un minimo per poter competere, per poter vivere, competere con la società, e questo minimo è l'accesso al cibo, l'accesso alla salute e l'accesso all'istruzione. Oggi è diventato fondamentale l'accesso, tutti dobbiamo poter accedere all'istruzione perché questo è un nostro diritto fondamentale. E oggi i nuovi diritti di cittadinanza scientifica sono dei diritti che ci dicono voglio compartecipare alle scelte che hanno a che fare con la scienza, proprio perché la scienza è il motore della nostra società. E allora quando interpreto, qua chiudo, quando ci si dice ma in che cosa consistono questi diritti di cittadinanza scientifica? Quindi in cosa deve consistere la scienza aperta? Beh, io ne individuo 5, però magari sbaglio, ci saranno anche di più, magari di meno. Però io vedo 5 dimensioni della cittadinanza scientifica. La scienza, aperta deve sapere interpretare in maniera complessa, come tu dici, però di debito. Una è la dimensione culturale. Io devo effettivamente poter accedere a tutta l'informazione scientifica. Io come cittadino non sono un scienziato. Come cittadino devo poter accedere a tutte le informazioni scientifiche che ci sono. E questo fa parte dei miei diritti di cittadino in una società democratica e moderna. C'è una dimensione ovviamente sociale, che un po' ci richiama il vecchio detto di Francis Bacon, ovvero io devo pretendere che il risultato dell'attività scientifica non sia a vantaggio di questo tipo, ma sia a vantaggio dell'intera umanità. Anche mia mamma è bello sottolineare in un contesto a vantaggio di tutti, e questo è un tema straordinariamente importante. Poi c'è la dimensione politica, e molte delle decisioni, chiamiamole così tra virgolette tecnoscientifiche, vengono assunte sempre di più nei luoghi deputati della politica, dei parlamenti, dei consigli comunali, regionali e così via. E molto spesso noi siamo interrogati anche con dei referendum, quindi in processi di democrazia diretta, non soltanto diretta. E poi adesso ci sono delle nuove forme alternative di formulare una compartecipazione un po' più complessa. Ma certamente le decisioni politiche sono delle decisioni in cui io voglio entrare. Quindi la cittadinanza scientifica è parte proprio della democrazia politica. Molto 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 importante, e quindi ci voglio entrare in molti modi. E ovviamente un presupposto è che io posso vedere soddisfatti i miei diritti di cittadinanza scientifica in ambito politico se prima è stata resa possibile soddisfatto il mio diritto di cittadinanza civile in termini culturali. E ancora c'è la dimensione economica. Oggi in Italia siamo un po' indietro in questo, perché noi non siamo ancora come sistema produttivo paese entrato nella economia della conoscenza. Ecco, io come cittadino voglio dire la mia su come il mio paese produce ricchezza, ma e poi voglio utilizzare la conoscenza scientifica anche per fare imprenditore, per essere imprenditore. Faccio solo un esempio, anche questo molto molto veloce. Sì, secondo molti l'Italia può uscire da questa 33 anni di declino che ormai la caratterizza, cambiando appunto la specializzazione produttiva del sistema paese. Ma questo come si fa? Ci vuole un ricambio completo della classe imprenditoriale, perché chi ha per 30 anni, 40 anni, 50 anni ha svolto nella sua industria, ha realizzato nella sua industria piccola e idraulica, difficilmente si metterà a fare opto elettronico. Quindi c'è bisogno di una nuova classe di imprenditori, possibilmente dal basso, di giovani che entrano nel mondo dell'imprenditoria e facciano opto elettronico piuttosto che più in radica. E questo è qualcosa di importante, perché i giovani devono poter accedere alla conoscenza scientifica per poter fare prodotti a livello della specializzazione dell'opto elettronica, ma devono avere anche le condizioni economiche per impiantare un'industria, una cooperativa o una qualche cosa. Quindi è un discorso particolarmente importante nel nostro paese. E infine c'è una dimensione ecologica, e opinione molto, cioè più che un'opinione, ormai è una dimostrazione.
sono stato dimostrato scientificamente che l'impronta umana sull'ambiente comincia a perturbare in maniera importante i grandi cicli biogeochimici del pianeta, dall'erosione della biodiversità al climate change e così via. Ebbene, la conoscenza scientifica in conseguenza è uno strumento, forse l'unico che abbiamo davvero per poter tentare di diminuire questa impronta umana sull'ambiente, che significa sostanzialmente consumo di beni materiali e di energia non rinnovabile. Solo con la conoscenza possiamo impiantare un nuovo tipo di economia che sia meno invasiva, quindi meno fondata sulla materia e meno fondata sul consumo di energia non rinnovabile, e questo lo si può fare soltanto se noi aumentiamo il tasso di conoscenza e di conoscenze scientifiche. Bene, tutto questo interroga molto chi si occupa di voi scienziati, che vi vorrebbero dal vostro punto di vista la scienza aperta, perché senza una scienza aperta tutte queste dimensioni della cittadinanza scientifica non possono essere soddisfatte. Quindi io sono qui anche per sentirvi e cercare poi una chiave di interpretazione che consenta di spalmare su tutte queste dimensioni e altre ancora, perché ritengo appunto che la cittadinanza scientifica sia una delle caratteristiche del nostro mondo. Grazie. Mi ricordo il direttore dell'Osservatorio, Corrado Panelli, che ringraziamo anche per aver messo a disposizione l'aula e per aver sempre sostenuto questo tipo. Non si può dire qualcosa? Scusa la serenità, no, figurati. Va bene, allora se c'è qualche domanda, Luigi. Pietro, mi sembra una buona analisi perfetta ed ero al 100%. Poi quest'ultima mi ha fatto riflettere, perché in effetti il problema della apertura alla società deve passare attraverso delle linee che la società riceve. Allora, se queste cinque dimensioni tu le hai messe per enumerarle, allora io posso essere d'accordo, ma certamente non sono nell'ordine in cui la società le recepisce. Perché se tu parli dei cittadini di ricerca e li cerchi di coinvolgere sui risultati della ricerca, l'aspetto che vedono è quello in relazione alla vita di tutti i giorni con la quale si confrontano. E purtroppo la cultura all'interno di questo discorso c'entra molto poco, ci vorrebbe entrare di più, ma c'entra molto poco. E anche la dimensione politica c'entra poco, perché l'allontanamento dai partiti e dalla politica lo percepisci continuamente. Allora, le due dimensioni che veramente giocano nel rapporto con i cittadini, e io guarda che ho fatto gli incontri tanti con i cittadini, sono quella ambientale, perché oramai tra i problemi del traffico, tra l'inquinamento, le malattie che aumentano, è una percezione che rilevano. E quindi la ricaduta, l'apertura della ricerca per risolvere i problemi che sono ambiente e salute, li percepiscono a loro. Poi se c'è un risvolto economico, evidentemente un risparmio su una serie di servizi che derivano dagli avanzamenti della ricerca, sicuramente ok, e questa è la seconda dimensione. La terza è, diciamo, un po' la qualità della vita in termini generali, ma queste sono le tre strade con le quali tu riesci a portare il cittadino all'interno della comunità scientifica, o se vuoi la comunità scientifica all'interno dei cittadini, e creare quindi quell'apertura verso la società che sarebbe per la comunità scientifica un grande appoggio, perché sarebbe un potenziamento rispetto alle rivendicazioni che poi questa stessa comunità esercita nei confronti del potere politico, e che rispetto a questa comunità non ha attenzione, ma rispetto ai cittadini la deve avere per forza, perché poi votano. Io concordo, avrei dovuto aggiungere per costruire una matura cittadinanza scientifica, ma dove il matura significa cittadini consapevoli di questi diritti emergenti e anche poco esposti, meno esposti ai venti della demagogia,
che chiama in una società in cui alle scelte di natura scientifica e tecnica concorrono i cittadini nella cittadinanza del suo complesso, e allora se non hai una cittadinanza culturalmente apprezzata i venti della demagogia vincono facilmente, e noi appena in Italia ne sappiamo qualcosa, piuttosto a caso Stamina, piuttosto che a cose di questo genere, e non so. Quindi non è semplice in questa epoca, perché finché insomma, le decisioni rilevanti per lo sviluppo della scienza venivano prese sostanzialmente all'interno della comunità scientifica, il quadro omogeneo di cultura non creava grossi problemi. Adesso ci troviamo in una situazione che è una grande sfida, io non ho una ricetta per risolverla, ne prendo atto che c'è questa sfida, ma prendo atto anche del fatto che non si può tornare indietro. Qui siamo e qui dobbiamo saltare il problema. Oppure urli, spero che li faccia, diciamo, a fare quel che in genere ci riescono gli studenti almeno. Giusto per riprendere l'esempio che hai fatto del cittadino che va dal medico, il paziente che va dal medico, in realtà il problema non è tanto, almeno secondo me c'è un aspetto aggiuntivo decisamente importante per il rapporto anche di fiducia che appunto citava anche il caso Stan. Non controllo i miei sintomi, cioè non faccio solo quello di avere i miei sintomi e farmi un'autodiagnosi con i forum e vado là. Cerco anche di sapere chi è quel medico e, e se mi posso fidare, è uno bravo o non è bravo. Quindi scienza aperta sì, ma non sono solo i risultati della ricerca che bisogna aprire. Bisogna aprire chi sono gli scienziati, che fanno e gli interessi, nel senso è vero Merton diciamo, parla della sua scienza ideale, del suo codice etico, di una scienza che lui avrebbe voluto essere così e che in qualche modo identificava con una scienza liberale a cui lui sarebbe piaciuto molto arrivare, dove non c'era interesse, dove appunto si parla la di kudos e il disinteresse. Sappiamo quali sono questi interessi. Quando io vado al mio medico di base so quanto tempo lui ha speso con gli informatori farmaceutici e quali sono stati i suoi informatori farmaceutici. E questo è il problema, più che non è solo, cioè nel senso è uno dei problemi, non è solo il problema della appunto di sapere se quel farmaco funziona e quali sono stati i risultati di quell'esperimento scientifico oppure no. Questo appunto passa non solo dalle riviste, cioè nel senso appunto non passa solo all'interno della comunità scientifica, ma richiede anche molte altre cose. Fortunatamente le riviste poi appunto spesso chiedono magari gli interessi concorrenti della rivista. Dopodiché ed è questo, è il rapporto di fiducia, cioè nel senso appunto quello di cui parlavi, i rapporti di fiducia non esposti alle demagogie, appunto passa anche da quello, da riuscire a far capire ai cittadini chi è la persona che in quel momento sta facendo la parte del medico, dello scienziato e sta quindi in qualche modo portandolo, essendo l'interfaccia della scienza. Se una domanda correlata, magari la fa pure così. Collegata nel senso che io sono responsabile della biblioteca scientifica che nel 2005 ha creato la biblioteca del Basensis per orientarmi alle informazioni di qualche anno americana non mi è però il nostro problema è che attualmente neppure i medici hanno una conduzione esatta di dove andare a reperire le informazioni valide per la cura dei pazienti e sapere se la cura funziona, perché tutto il movimento che c'è stato sulla medicina basata
paziente, molte discipline fanno questo. Le banche dati hanno un doppio livello, il livello per i pazienti e il livello per i dottori sanitari, solo che quello per i dottori è più complesso, quello per i pazienti però deve dare la sintesi sullo stato dell'arte dei trattamenti, e vi sono tantissime banche dati che fanno questo lavoro. In Italia non abbiamo, purtroppo il problema nostro è trovare anche l'informazione in italiano, perché spesso è priva di data, cioè la cosa più eclatante dei siti web sanitari che non si mettono le date del giornalismo, cioè dentro questo qui si cura con questa parlano, però quando? Cioè sono cose veramente drammatiche dal punto di vista della gestione dei conti. Mi verrebbe da dire, se tutto va bene siamo rovinati, cioè questo. Volevo dire una cosa legata alla discorso che stavo facendo, cioè il prima. Manca, abbiamo parlato e l'abbiamo solo sfiorato, il problema della trasparenza nei processi di selezione e di reclutamento del personale di ricerca e di come poi effettivamente vengono finanziati i progetti. Perché anche questa serve come trasparenza. Che se vedere sono punti che a mio avviso adesso al cittadino, visto che i soldi diciamo non sono tantissimi, eccetera, vediamo come abbiamo investito effettivamente i nostri finanziamenti. Quindi molta più trasparenza su come avviene il reclutamento dei ricercatori, di chi fa ricerca e di come poi effettivamente vengono finanziati i progetti. E in Italia diciamo che ce n'è molto poca di trasparenza, diciamo, soprattutto nel nostro ambito, nei nostri ambiti. Ecco, anche questo forse sarebbe importante affrontare questo problema, insomma. Io per quel che conta sono d'accordo con tutte e tre, sostanzialmente non, l'impressione che vorrei dare, poi vi chiudo, è questa, diciamo, è che dal nostro punto di vista di cittadini la scienza aperta deve tenere in considerazione tutti questi aspetti. E scienza aperta, se io non solo ho accesso all'informazione scientifica, molto, se io mi vado a leggere un trattato, un articolo di matematico, di fisica teorica, semplicemente non lo capisco, quindi anche se lo posso leggere, deve essere intelligibile, quindi c'è un problema di questo genere, ma devo capire anche tutti i processi, non solo devo capire, devo compartecipare ai processi, devo dire la mia, cioè perché in Italia si investe tot nelle scienze della vita e tot in fisica, tot in chimica, voglio dire la mia perché non è neutra rispetto alla mia vita di cittadino, e voglio quindi per dire la mia, voglio conoscere, eccetera, eccetera, e così il sistema di reclutamento e così via. E quindi l'ultimo messaggio è questo: dal mio punto di vista dobbiamo interpretare il concetto di scienza aperta in maniera molto più complessa e articolata, e quindi poi essendo più complessa e articolata anche più complicata. Adesso riprendo. E ringrazio per chiudere, la cosa che ho detto mi ha stimolato una cosa di Luigi Campanella, no? Che ha identificato quei livelli. Io però penso, come pensa lui, che la ricerca, la scienza, questo modo in cui apre il giornale e legge che è un paese che ha soldi, e che è quello dell'antimafia di Palermo, che deve la gente, no? Cioè perlomeno il mondo della scienza, la ricerca, dovrebbe dare un'idea di trasparenza, perché sennò appunto poi dopo la fiducia dove va a finire. Per esempio, adesso ti dico una cosa proprio minimale, se andate sul nostro sito... Dove la vedi la trasparenza nei 5 delle 5 funzioni? No, volevo dire un'altra cosa, non volevo... No, perché siccome io faccio parlare... Sì, no, il mio punto era questo, diciamo, anche dal basso, per esempio, cosa minimale, se andate sul nostro sito, abbiamo tutta una pagina oggi, e abbiamo messo tutte le spese di questo congresso, vi sembrerà banale, e saprete che noi con 4.000, quanto sono, no? E sapete... Abbiamo fatto tutta una serie di cose, per esempio metteremo online anche tutte le presentazioni, perché c'è la nostra amica Chiara che mi sta riprendendo. Insomma, diamo ai cittadini anche l'idea che tutto sommato noi i soldi non ce ne mettiamo in tasca. Cioè forse questo è un altro argomento che insieme a quelli che hai detto tu, o anche come diceva lui, se riuscissimo a fare questo già sarebbe una cosa che farebbe funzionare tutto meglio, sarebbe.